Buongiorno a tutti, sono Serena Mola e voglio ora parlarvi del Master Post Laurea in Management dell'Arte e della Cultura nella trasformazione digitale. Si tratta di un Master Post Laurea con inizio previsto il 6 giugno prossimo, composto da 6 mesi in aula e 6 mesi in stage. Il Master nasce con la collaborazione importantissima delle riviste, dei dorsi e dei quotidiani, ovviamente facenti parte del gruppo RCS. Li vedete elencati qui: Corriere della Sera, La Lettura, Solferino Editore, la rivista Arte, Dove, Bell'Italia e Bell'Europa. È un percorso che ha un comitato scientifico d'eccellenza, lo vedremo poi nel dettaglio, così come una faculty composta esclusivamente da manager e professionisti del settore culturale, istituzioni museali, mondo dell'audiovisivo, arti performative, mondo editoriale e del turismo culturale. È un percorso caratterizzato da una didattica pratica e interattiva, molto ricco di project work, che vi permetterà proprio di consolidare in maniera pratica e operativa, rispondendo soprattutto a casi che le aziende, le istituzioni, le testate vi porteranno, casi reali. Lavorerete su aspetti veri e reali, seguendo la metodologia che i professionisti del settore culturale usano nel loro day by day. Per concludere questi 6 mesi di aula con uno stage presso le istituzioni, le testate, le redazioni, i musei, i teatri, tutte le realtà che avrete avuto modo di incontrare in aula nel corso dei 6 mesi, all'interno delle quali spendere le competenze che sono parte integrante del programma didattico che tra poco vedremo. Vi parlavo del comitato scientifico di eccellenza, vi ho già citato tutte quelle che sono i coinvolgimenti e le presenze legate al mondo RCS, ma vedete che non ci fermiamo qui. Arriviamo al Ministero dei Beni Culturali, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, al Museo della Scienza e della Tecnologia, piuttosto che i musei di impresa come Galleria Campari, le federazioni come Federculture, Amadeus e ad esempio Rai Cultura. Questo solo per farvi ovviamente qualche nome, senza dimenticare naturalmente il FAI, quindi il Fondo per l'Ambiente Italiano. In questo caso il master vede la direzione scientifica di Alessandro Cannavò e Roberta Scorranese, delle pagine culturali proprio di Corriere della Sera, e nel corso del master avrete la possibilità di incontrare manager e giornalisti e referenti di quelli che sono appunto le realtà interne al gruppo RCS che qui vedete elencate. Come è strutturato il master? Il master prevede 6 mesi, come dicevamo, di lezioni che saranno online o in aula, come preferirete. Noi siamo rientrati in presenza, dando però la possibilità di seguire anche le lezioni da remoto. Abbiamo una piattaforma di e-learning che permette l'integrazione perfetta tra quella che è la didattica in aula e la didattica online. Abbiamo infatti una library di corsi e di contributi che integreranno le lezioni che quotidianamente svolgerete. Una serie di laboratori, attività pratiche, project work e attività che integreranno proprio quelli che sono i moduli didattici che qui vedete elencati e che si susseguiranno appunto nei 6 mesi di lezione. La parte pratica laboratoriale di project work è in questo master fondamentale. Ci rivolgiamo principalmente a laureati in discipline umanistiche che apprendono proprio tutte quelle che sono le nozioni economiche, gestionali, di marketing e di comunicazione necessarie per lavorare nel settore dell'arte e della cultura. Quali sono, ad esempio, queste attività? Ve ne cito qua solo alcune. Attività che svolgiamo sia in aula che fuori, nel senso che abbiamo ripreso anche gli outdoor e le visite aziendali, le company experience, proprio perché in questo caso abbiamo anche, come dire, visitato e approfondito, proprio vedendo i luoghi della cultura, quelle che sono le necessità su cui i ragazzi sono poi stati chiamati a lavorare nei project work, come ad esempio nel caso del Museo Casa Pagani, che sta tuttora vedendo i partecipanti della terza edizione impegnati nello svolgimento di un project work. Grazie anche in questo caso al commitment della redazione e della direzione di Bell'Italia e Bell'Europa. Ma non solo, i ragazzi hanno potuto partecipare alla serata inaugurale di Book City e anche per Fondazione Corriere della Sera svolgeranno un importante project work proprio sulle nuove modalità di concept e realizzazione degli eventi culturali tra la presenza e il digitale, sperimentando anche una serie di modalità ibride assolutamente nuove.
Abbiamo poi degli appuntamenti molto importanti nel corso del master, che sono gli Art Talk, quindi delle interviste coordinate da Roberta Scorranese ai principali esponenti appunto del settore culturale. In questo caso, vedete, abbiamo incontrato Giovanna Melandri, del Maxi. Infine, altro momento di grande lavoro, diciamo pratico operativo, il project work realizzato con la commissione di Solferino Libri. Ancora una volta si lavora su casi reali, sull'uscita di nuovi testi, di cui i ragazzi devono poi curare il piano di comunicazione social e digital. Ma vedete che l'elenco è molto vasto ed è un continuo elenco in progress, proprio perché arricchiamo costantemente il panel dei testimonial, delle strutture che collaborano con noi e che partecipano appunto in aula con testimonianze ed interventi. Per arrivare dove? Per arrivare all'interno dei luoghi della cultura come professionisti. Il master prevede una serie di laboratori e attività, ancora una volta, che prevedono l'arricchimento dei curricula e delle competenze dei nostri partecipanti, con aspetti anche molto attuali, ad esempio il copywriting, la visual communication, il service design per la cultura, importantissimo, o la creazione, ad esempio, di itinerari a tema. Quindi lavoriamo anche molto su tutte quelle che sono le tematiche di valorizzazione dei territori e creazione di proposte culturali proprio per aumentare, diciamo così, anche la circolazione turistica su determinati territori. Questo poi permette di conoscere direttamente, sin dalla fase di aula, quelli che sono i player del settore culturale, ai quali poi vi indirizzeremo nella fase di placement, dopo aver fatto dei colloqui personalizzati di orientamento e verificato soprattutto il bisogno, che è tantissimo, di queste strutture di appunto inserire giovani con competenze nuove, con competenze fresche, che possano quindi fare sì davvero che il settore culturale possa accelerare quel processo di trasformazione digitale che sappiamo essere in corso. Vedete appunto solo alcune delle strutture con le quali in questi anni abbiamo collaborato, è un elenco in continuo aggiornamento, come vi dicevo. Sono strutture che hanno non solo ospitato appunto i nostri ragazzi in stage, ma in molti casi anche trattenuto poi gli stessi appunto per delle collaborazioni professionali. Non mi resta quindi che dirvi, vi aspetto in aula, vi aspetto in colloquio di orientamento per darvi tutte le informazioni delle quali avete bisogno, approfondire le caratteristiche del percorso, spiegarvi quelli che sono i dettagli e appunto le caratteristiche del programma, dei progetti della prossima edizione, le tempistiche e le modalità di iscrizione che potete trovare in brochure. Vi invito quindi a scaricarla e a consultarla e poi a contattarmi per qualsiasi approfondimento. Resto a vostra disposizione e a presto.